Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellozza, nuovo episodio della nostra partita in Total War Three Kingdoms. Siamo in guerra con un po' di fazioni, quindi oggi continuiamo a eliminarle come se non ci fosse un domani. E dobbiamo fare qualche battaglia adesso, quindi ci concentriamo su quelle, almeno in questa prima fase dell'episodio di oggi. Allora, qua abbiamo fatto la battaglia l'altra volta, quindi farei questa. Devo valutare se... Ma questo esercito è già abbastanza martoriato. Questa città qua ha una guarnigione che non conosco. Però l'affronterei comunque tu. Dai, forse questa ce la possiamo anche evitare. Delega. Sì, probabilmente avrei subito forse le stesse vittime sulla cavalleria, quindi va bene. Razzi distruggi. Ripara, ripara. Perfetto, qua fanno legname e tè. Quindi questa la faccio diventare una casa del tè. Che c'è già. Fantastico. Perfetto. Chi è potenziabile? Tu, livello 6. Wow. Allora, propria scorta, ignora penalità della foresta. Beh, non è male, eh. Questo. Frecce infuocate. Direi che ha vinto la scelta delle frecce infuocate. Anche solo per lo spettacolo. Va bene, allora. Tu hai ancora un po' di punti in movimento. Vabbè, tu invece devi starti fermo. Fantastico. Allora, i soldi sono quelli che sono. C'è 7.000. No, non faccio boost varie. Stavo facendo un po' un calcolo. Con la conquista di questa città avremo un problema grave di cibo. Intanto ho riattivato le tasse ovunque. Non abbiamo più problemi di ordine pubblico gravi da dover rinunciarvi. Adesso le città di livello 4 che ho conquistato potrebbero dare problemi, ma non tanto. Il problema sarà sostanzialmente questa. Allora, una città di livello 8 consuma 24. Noi ovviamente non abbiamo 24. Noi possiamo sostenere sostanzialmente a fatica una città di livello 5, quindi di sicuro l'abbasso a livello 7, fin qua non ci piove. Però forse l'abbasso ancora di più. Ma fin tanto che non ho il cibo. Quello che vorrei capire è quel meno 12 dei personaggi da dove arriva, perché di sicuro ho un meno 4, perché lui è diventato un tizio clemente. Tipo qui. Esatto. Contadini sono più felici, comanderia amministrata più 6. In realtà tu stai amministrando questa. Non è che sia così negativa così co come cosa, perché mi aumenti l'ordine pubblico. Quindi tutto sommato ci sta anche, però personaggi meno 12 è un po' grave come cosa. E qua il meno 12, ok. Intanto l'ho trovato che è tutto qui. Ma meno 12 non ha senso. Cioè lui dà meno 4, non dà meno 12. Ma perché questo meno 4 me lo fa diventare un meno 12? Cioè che senso ha? Perché? Why? Tutto sommato va anche bene questo, anche se non abbiamo tanti contadini in quella provincia lì. Ma se fosse un meno 4, non un meno 12. Vabbè, comunque, basta lamentarsi. Vediamo se c'è qualcosa dove c'è il rame. No, puntiamo di più sul cibo, anzi. Qua però c'è il rame. Ah, questa la potenzio. Poi qui purtroppo non produciamo cibo. Qua per ora non ancora. Più 4. Questo costa 1.800, mettiamo di 2 il cibo, vabbè, non è tanto, ma qualcosa. Questo ora è così, potremmo farlo diventare questo, che pretende dare la stessa identica cosa. Perdiamo 10.
Costi di costruzione di edifici militari, popolazione che aumenta. Iniziamo a convertire questo così. C'è la zona dove pesco che mi sembra si possa potenziare. Che è questa? Vabbè, dai, per ora va bene così. Cambio turno. Ora siamo in guerra anche con l'impero Han. Ma se tutto va come deve andare, riusciamo a conquistare tutto noi. Che sono usciti. Allora, via la battaglia. Che è quello che volevo comunque. Quindi adesso li affrontiamo in campo aperto. Questo esercito è fortissimo. Cioè, un personaggio che è senza pari, davvero. E poi anche gli altri due non fanno di certo ridere. L'erede di fazione è il nostro amministratore principale, quindi sono davvero forti. Cioè, nel corpo a corpo anche lui non scherza. Ok, e comunque questo esercito ne ha appena eliminato uno loro. Senza grossi problemi. Allora, noi abbiamo la catapulta. Loro arrivano da lì. Facciamogli fare più strada possibile. Al massimo avanzo di sulla collinetta se proprio scappano. Ok. Pronti a fare il giro. Questi li mettiamo qui camminando, tu qui camminando, e il gruppo 1 si mette qua camminando, camminate, taranete che devi correre. Vediamo se si vede qualcuno. Sono molti più di noi. Quindi dobbiamo giocarcela bene. Sfruttiamo al massimo questa collinetta. C'è una zanzara maledetta. Eccoli qua che arrivano. Allora. Questo deve comunque salire. Ok. Ora correte però. Vediamo che intenzioni hanno. Mettiamoci in mezzo. Ok, buono. Ci mettiamo un secondo in pausa che voglio
spostare anche questo. Preparati perché tu dovrai subire la carica. Tu sostanzialmente devi dare solo un buff, quindi puoi metterti anche qua. Gruppo 1, cerca di eliminare questi. Tu continua a far morire la cavalleria. Dunque, loro cosa stanno facendo? Tu spara lì. Inizio con sciabola. Mettiamoci qua per adesso. Vabbè, hanno deciso di ammazzarsi. Vai dentro. Ok, a posto. Spara su quelli. No, non c'è bisogno. Hanno deciso letteralmente di ammazzarsi. Ok, teniamo i colpi da parte. Niente, tira volontà. Anche questi non penso abbiano le idee chiare di come funziona. Se non hanno capito con chi hanno a che fare. Guardate l'Ubu! Ok, e anche quell'unità l'abbiamo eliminata. Adesso però le cose iniziano a essere diverse. Ok, metterò in pausa più volte durante sta partita perché la situazione comunque non è in nostro favore sotto nessun modo. Ok. Ok, questi qua proprio sono stati inglobati nella morte. Vediamo se qualcuno vuole duellare. Non vuole, non vuole, non vuole. Tu sei ancora un po' danneggiato. Allora. Devi far così con la cavalleria. Tu dove sei? Qui. Ok. Tu vai qui. Voi qui. Ok. E voi dovete semplicemente resistere il più possibile. C'è poco da fare, ma appena questi qua cederanno, sarà tutto un altro discorso. Sparate qua. Play. Non c'è bisogno che facciate il giro, ormai sono completamente isolati e sarà un massacro totale. Carica. Ok. Dai su. 1, 2, 3, 4. L'Ubu spacca tutto. Ok. Chiudi lì. Pausa ancora. Pausa. Vedetevi qui. Ok, e non ritiratevi più. Mettetevi
Qui. Sparate qui. Ok. Perfetto. Dai. Carica. Ok, carica qua. Carica qui. Carica qui. 敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈？骑兵听命，走，准备发石车。Ok, tu vai a dare una mano qua. 顽强不屈，射手就绪。Perfetto. Sono tutti in fuga. Vai a ammazzare quello e tu ammazza questo. No, ammazzate entrambi questa. Ok, perfetto. Questa è un po' in difficoltà, Torna qui. Mettiti in linea. Ok. Ah, ma c'è lui. Lui è forte. Vai a dare una mano. E vai pure tu a dare una mano. Ok, vai da questa parte. La mia terza unità di cavalleria. Caspita. Continuo a dimenticarmela. Vai a dare una mano lì, che è sufficiente come cosa. Perfetto, ok. Voi compattatevi. Ok, carica. Ritirati. Ok, caduto. Carica così. Carica così. Qua. Poi qui. Ok, carica su questo. Fantastico. Carica qua, cioè carica, fate le cose normali. Lubu, vai a dare una mano. Tu stai fermo, te stai ferma. Avanzate. Che vittoria, ma visto che sei una guarnigione, ragazzo mio, adesso subirai l'ira funesta. Perfetto. Vorrei mettere come in Dire Bilios il tasto Chase. Ok. Ah, è andata bene, dai. Le premesse non erano buone, Cioè, nel senso, eravamo decisamente in svantaggio numerico. Ovviamente abbiamo Lubu, quindi diciamo che non ne possiamo
considerarci delle persone normali, avendo un presente Superman con noi. Prendiamo questo. No, quelli non riusciamo più a prenderli. Così sono rimasti in tre. Ok, dai, possiamo velocizzare un po'. Aiuta di lì. Voi tranne te. Fate qua. Vabbè, avete presi. Cos'è rimasto ancora? Quella lì. Proviamoci, perché comunque i generali sono velocissimi, cioè è una cosa pazzesca. Sì, infatti ci arriva tranquillamente. Poi addirittura quello dopo. Voi fate questi qua. Li ha presi davvero, cioè senza pietà. Ok, termina battaglia, vittoria di misura. Dovremmo aver eliminato tutto l'esercito, forse abbiamo ucciso pure lui e il generale. Sono rimasti in 95. Noi siamo 10 volte tanto e le mura sono rotte. Quindi la capitale sua è conquistabile al 100%. C'è il problema che conquistarla metterebbe in crisi tutta la nostra economia. Non so se è il caso. Allora, comprensione, wow, cordiale, vai d'accordo con tutti, ammira la bellezza, tizio livello 4, wow, stallone grigio. Desidera un incarico di maggior spessore e hai dei tratti decisamente buoni. Non hai né amici né rivali. Lo stallone grigio è anche un ottimo cavallo. Una velocità abbastanza elevata. Ho qualcuno su cui devo cambiare? No, dai, t'ammazzo. Però d'altronde, che lei è assunta. Noi qua abbiamo bisogno di scorte. Anche il reintegro non serve male, ma facciamo più che altro scorte. La battaglia sarà lunga. Eccolo qua, il loro ultimo esercito. Sapevo che avrei subito dei danni in questa guerra, era chiaro. Vediamo dove si muove lui. Ha fatto pochissimi metri sulla mappa. La zanzara mi appunto, maledetta fazione distrutta. Hanse, spero non fosse questa. No, questo è nuovo però. Zan Chao, possiamo commerciarci magari. Allora, Cacao si è unito alla guerra a fianco del Ducato di Song contro l'impero Han. Anche lui contro l'impero Han. Armatura più pregiata. Ok, spera. Coordinamento di guerra. Obiettivo annullato. Cacchio, ci hanno rubato la risaia.
Molto male. Molto molto male. Decisamente male. Allora, chi è questo? Un vassallo suo e commercia già con tutti. Niente, un vassallo suo normale che ha semplicemente conquistato quella città. Boh. Non facciamo commerciare con nessuno. E vabbè. Peccato che ci ha rubato la risaia. Ma più veloce di così non potevamo letteralmente essere. Tra l'altro c'è qua il vecchietto. Della forza eterna. 83 anni. Muori. Pensa un po'. Città di livello 6. 8. Personaggi da sempre quel meno lì. Perché stronzo. Allora, vista la situazione. No, in realtà. Prima di tutto. Non sei più in marcia forzata, bene. Ah, che palle. Andiamo ad attaccare questi. Sì, un po' in mezzo alle balle. Autunno. No, non vorrei farmi fregare questi territori. La risaia, vabbè, nel senso. Anzi, no, l'allevamento di bestiame. No, non è vero, la risaia. Più che altro, poi Lubu. Cioè, Lubu. Liu Bei. Maledetto. Qua non mi dice che livello è, però, Adesso avrà bisogno di meno cibo. Allora, la tizia nuova sei tu. Un po' la scorta. No, la scorta non mi dice niente di che. Ha il cavallo Sauro fortissimo. Ordino pubblico tutta la fazione se è primo ministro, erede, ma comunque non ne vale la pena. Qua non c'è niente di utile. Potremmo generare soddisfazione se... ok. Potremmo creare un nuovo esercito attorno a lei. Non è sto granché. Sabotatore. Entrate arrivante al commercio. Comanderia amministrata. No, quasi quasi mi tengo il cavallo. Lo do a qualcun altro e la licenzio. A chi gli do il cavallo? Vediamo se dargli la questi. Ho la reso la vita, ho fatto un achievement. Okay. Attualmente in ricarica. Sì,
Sì, dai, mandiamolo a quel paese. Lui decisamente è una spia più forte. Libera dal servizio, conferma, addio. Qua non c'è nessuno di figo, vero? No. Allora, cara spia, mi servi ancora qua perché la guerra è più lunga del previsto. Anche se potremmo andarti nell'impero Han. Così ho un'idea migliore di quanto sia grande sto bamboccio morto. Ma l'impero Han è tra quelli disponibili qui? No, non c'è. Perché non c'è non lo so, forse perché non è un regno vero. Anche questo è mezzo morto, no, torna in quello del nord. Ansu, schiera. Magari ora che gli sto eliminando un po' di eserciti cambia la questione. Allora, questa comanderia. Ma potremmo giocarcela con la guarnigione, sapete? Potrebbero attaccare anche la piccola città, che però ha le mura. Quindi la situazione è abbastanza positiva. Più 8 di cibo. Allora, dobbiamo capire cosa fare. Perché più aspetto peggio è. Quattro turni ancora. Quattro turni. Sette turni. Nove turni. Continuo a non capire quella cosa qua. Wow! Figo, testuggine dorata. Velocità. Cadenza del proprio corpo, bonus carica, abilità, immunità alla fatica, tutta la scorta. Che figo. È verde. A chi devo darla? Allora, controlliamo questa cosa qua. Perché immagino che tu ne abbia già una decente. Infatti. È in uso? No, non può essere equipaggiato. Poi l'altro verde che ho è la scimmia matta. Qui. Ma che hai la tua... Così e la do a lui. Attualmente hai un 12-3-3. Beh, caspita. Perdi 3 di istinto, ma... Migliori... Sì, oddio. Solo quello. Però è più figa. È bellissima. Ok. Potrei ovviamente venderla. Diamo un boost all'ordine pubblico lì. Questi però non ci interessano. Va bene, vedete che l'ordine pubblico tutto sommato è ottimo. Non c'è bisogno di fare molto altro. Facciamo questo. Precisamente lo stiamo facendo qui. Questa comanderia sarebbe avere una mappa, diciamo, per comanderie, in realtà, che si capisca bene qual è il confine di questa comanderia qui. Confina pure con questa, quindi confina con questa, che confina con questa e con queste due, teoricamente. Comunque dai, va bene nella zona in cui fare questa struttura. Mettiamo la legna. No, non me ne frega niente della legna. Mettiamo il cibo invece. Ok.
No, teoricamente qua potrei andare a aumentare il mercato, visto che questo qua produce commercio, questo qua contadini. Wow, l'ordine pubblico qua è terribile. Cambio stato in questo turno, supporto della fazione. Beh, ma perché l'ho appena conquistato. Perché l'ho appena conquistato. Però potremmo fare dei templi da mitigare un po' la cosa. Così evitiamo di togliergli le tasse dopo. Vabbè, sto costruendo praticamente ovunque. Quindi direi che ci salutiamo qua. Siamo diventati super infamissimi. Perfetto. Quindi teoricamente siamo molto vicini qua. Mancano solo 10 punti a diventare capo dei banditi. Non penso che riuscirò a essere stabilmente temuto, perché visto che scende di 8 alla volta, non penso sia fattibile rimanere in questo stato, come non è possibile avere infamia leggendaria, secondo me. Cioè, dovrei avere 800 eserciti e razziare tutto. È ancora un po' presto. Li ho mossi tutti. No, manca il Bu e manca lui. Devo decidere cosa fare qua, ragazzi, perché questo esercito ci potrebbe mettere in difficoltà. Però arriva fino a qui. Quindi non sprechiamo tempo e andiamo qui. Verso questo deposito di legname. Va bene, devo decidere cosa fare con l'Ubu, ma lo faremo nel prossimo episodio, perché penso che attaccherò. Anche se questo mi metterà in una decisa crisi elementare. Mercanti elementari 6. O li vado a smantellare tutti, ma anche questo non basta perché porteremo questa città con la razzia a 7. Potrei demolirla a 6, quindi 10. In quel caso i mercati elementari potrebbero essere sufficienti. Vediamo dove ce li ho. Non li sto trovando. Eccolo qui. Sì, andiamo a modificare questo. Questo qua mi dà meno 6, così arriviamo a 13 in un turno e dovrebbe bastare. Dai, ci vediamo nel prossimo episodio e conquistiamo qui. Se riusciamo a difenderci qua è praticamente vinta la guerra, cioè senza perdite. La guerra di per sé è già vinta perché abbiamo eliminato due eserciti su tre nei primi due scontri. Adesso Lubu si concentra su questa parte e tu invece ti faresti di fila tutti questi. Pum, 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 pum. Se lui viene eliminato, se no ovviamente dobbiamo inseguire un esercito folle. Va bene, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.